In questo nuovo video andiamo a scoprire Volterra, le sue balze che rendono il paesaggio lunare spettacolare, l'alabastro, pietra rara che veniva estratta in molte cave della zona, ma scopriremo anche ottimi vini. Velatri, nome etrusco di Volterra, era in origine una delle 12 città più importanti della Confederazione Etrusca, mentre oggi il paese ha un aspetto prettamente medievale. Uno dei suoi monumenti più celebri è la Porta dell'Arco di Volterra, risalente all'incirca al periodo fra il IV e il III secolo a.C. La porta è l'estensione di quella edificata più anticamente dagli Etruschi. Altro monumento stupendo è l'anfiteatro romano del I secolo a.C. La punta di diamante della città è il Museo Etrusco, il Guarnacci, che custodisce un antico reperto archeologico, considerato tra i più rilevanti al mondo. Quale? Si tratta di una scultura chiamata L'ombra della sera. A darle il nome fu Gabriele D'Annunzio, che vedeva nella sua sagoma allungata l'effetto delle ombre al tramonto. Le origini sono etrusche e risalgono a più di 2300 anni fa. Il suo ritrovamento è però avvolto nel mistero. La tesi più interessante risalirebbe al 1789. Henry Pauls, archeologo dell'epoca, avrebbe salvato la statuetta dalle mani di un contadino che la utilizzava per attizzare il fuoco del proprio camino. Altro tesoro di Volterra è l'alabastro, pietra che risale geologicamente a circa 7 milioni di anni fa. Ad oggi rimane una sola cava di estrazione attiva, quella di Romano Bianchi, maestro modellatore ed artigiano artista. Proprio vicino alla cava di Romano Bianchi si estrae un altro oro, quello liquido, il vino. Qui vi farò scoprire una cattedrale del vino, Monterosola, una bellissima cantina contemporanea che produce vini eccezionali, pluripremiati, che rappresentano il magnifico carattere di questa antica terra. Adagiata su una collina che domina la città medievale di Volterra, combina tecniche di vinificazioni tradizionali con la tecnologia più avanzata. Nel 2013 la tenuta è passata nelle mani di una famiglia svedese e grazie ad investimenti importanti l'azienda è diventata totalmente biologica e biosostenibile, con una spettacolare cantina gravitazionale guidata da uno dei nomi più conosciuti dell'enologia italiana, Alberto Antonini. La terra di Volterra è lunare, è fuori dal tempo, un'isola di colori e suggestioni così originale rispetto al resto della Toscana da sembrare quasi una piccola regione a sé. Mi raccomando, amici, seguitemi sui miei canali social di Toscana My Love, perché ogni settimana vi racconterò i miei viaggi negli angoli più belli della nostra regione, dove poter andare in vacanza a fare un weekend romantico o vivere una serata speciale. Su Instagram troverete la raccolta degli scatti più belli estrapolati dalle mie avventure enogastronomiche, mentre su YouTube troverete tutto il mio archivio video storico al completo. Nel prossimo video torneremo nel capoluogo, a Firenze, per nuove chicche da vedere e gustare. Siete curiosi di sapere cosa? A prestissimo!